Oggi parliamo di Natale e di come prepararci al Natale, perché molto spesso magari si pensa soltanto ai regali, a cosa regalare ad amici e parenti e si presta meno attenzione magari a come confezionare i regali oppure a come dare un minimo di attenzione alle decorazioni della casa. E quindi oggi parliamo di decorazioni e confezioni e domani parliamo di idee regalo per Natale. Iniziamo subito. Iniziamo con l'illuminazione, con le luci, che secondo me sono importanti perché la luce crea l'atmosfera. Per quanto riguarda le luci dell'albero, quest'anno ho inserito queste decorazioni che fanno la differenza e sono molto semplici da usare. Si pone sopra la sommità dell'albero questo cerchio e a cascata scendono le luci, quindi sono veramente anche facilissime, in un attimo si srotolano. Ne esistono di diverse quantità, cioè 6 cascatelle, 8, 12, in base a quanto volete riempire di luci il vostro albero. Questa secondo me è veramente una soluzione molto facile, molto semplice, che fa la differenza. Poi, per quanto riguarda le lucine, ci sono diverse soluzioni. Giù in descrizione te ne metto veramente diverse che puoi valutare. Questa, per esempio, nasce come luce da inserire in una bottiglia e io così l'ho usata, ma l'ho messa anche attorcigliata alla pianta, alla pachira. Questo invece è un filo molto molto sottile che potete arrotolare praticamente ovunque perché è malleabile e si modula, si presta. Lì sopra le lucine, anche nella mensola tra una piantina e un'altra, insomma poi quando le accendete tutte, la sera l'ambiente si riscalda e secondo me con pochissima spesa si fa la differenza. Io preferisco questa soluzione, diciamo, più minimalista, più semplice, che però crea l'atmosfera. Per quanto riguarda invece il confezionamento dei regali, io da un paio di anni non uso più il classico foglio di carta che avvolge il regalo. Primo perché molte volte i fogli sono cerati e lo scotch, il nastro, non tiene bene, si stacca in base allo spessore della carta. E quindi ho optato per delle soluzioni più semplici ma più carine, molto più carine del pacco classico. Quella che preferisco, specialmente se il regalo è di grandi dimensioni, sono per esempio questi grandi sacchetti qua, che sono forniti dal loro nastro. Vengono forniti dai nastrini, basta inserire il regalo, si chiude col nastrino. Ovviamente ci sono anche di piccole dimensioni, di tantissime decorazioni, insomma i disegni sono vari, però tutti sul tema del Natale. Un'altra soluzione velocissima, un pochettino più spartana, sono i classici sacchettini, che tu puoi trovare tranquillamente dai cinesi, ma molto spesso li vendono singolarmente, motivo per cui io li ho presi di due dimensioni. Mi sembra che il pacco è o da 20 o da 50, per diverse grandezze. Tutti i colori però sono confezionati a 20 o a 50 e ovviamente il costo è molto molto più contenuto rispetto al singolo sacchettino, che a volte costa da 1 a 2 euro questi sacchettini qua. Il manichetto è in raffia, insomma dipende dal colore che trovate, veramente può fare la differenza. E per chiuderlo, per esempio, mi sono fornita di tutti questi sticker che si possono mettere o direttamente sopra il sacchettino oppure a cavallo, proprio per chiudere il sacchetto. Poi, se dovete fare per esempio dei regali ai bambini, esistono queste confezioni che si compongono in qualche secondo e che sono di tantissime tipologie: mucche, maialini, veramente carini. Qua questo che cos'è? Il cagnolino, insomma ce ne sono di vari tipi e possono essere una confezione carina e simpatica, anche se all'interno c'è veramente un pensierino. Questo perché spesso magari ci ritroviamo a fare veramente dei pensierini, se però li confezioniamo in maniera differente possono strappare quel sorriso in più e possono fare la differenza. Un'altra variante potrebbero essere i sacchettini. Questi nascono per essere appesi uno per ogni giorno di dicembre, tipo calendario dell'avvento, e sono di varie dimensioni e di vari colori. Però secondo me possono anche essere una bella confezione regalo con, per esempio, appeso
uno di questi. Che cosa sono questi? Questa è una confezione multipla. Tantissimi di questi ciondolini che sono quasi chiamano ciancianelle, cioè qualcosa che fa rumore, esattamente come i miei braccialetti che qualcuno mi chiede di togliere perché perché infastidiscono. Incredibile. Un giorno vi racconterò tutte le richieste che ricevo. E quindi quando ad un sacchettino così tanto semplice e lineare magari attaccate uno di questi, già diventa una confezione carina, simpatica. Io cosa faccio? Mi preparo, quando li trovo, li prendo sempre, mi preparo con queste piccole, con questi piccoli dettagli, e poi li tengo da parte e c'è sempre un'occasione, che magari è un compleanno, che magari è un pensierino, e ho sempre la confezione giusta da e ho sempre la confezione giusta al momento giusto. Mi piace essere pronta. Questo perché? Perché mi piace non trovarmi impreparata. Ecco, questo è quello sempre che dico a mia figlia. Non bisogna trovarsi impreparati alle cose, quindi se magari ci sono delle cose che stimolano la nostra creatività, che stimolano la nostra fantasia, e quindi questa può essere un'occasione valida per sbizzarrirsi. Queste posso... confezione ci sono anche ovviamente mollettine, stelline di cartoncino, laccetti, insomma, tutto ciò che serve per creare una confezione regalo di tutto rispetto. Queste te le avevo fatte vedere l'altra volta e secondo me sono deliziose. Sono queste scatoline assolutamente in tema natalizio che servono a contenere, già è un regalo di per sé, servono a contenere un regalino. Si chiudono con doppia cerniera e hanno anche il laccettino. Sono veramente deliziose e può essere la confezione che fa la differenza per un pensierino. Per dire che in occasioni come il Natale non c'è bisogno di spendere e spandere. Questo per dire che in occasioni come il Natale non c'è bisogno davvero di spendere in grandi confezioni, in grandi decorazioni, insomma, bastano veramente quei piccoli dettagli che possono fare la differenza. E dato che facciamo sempre dei piccoli pensierini, magari confezionarli in una maniera differente può essere una buona idea. Spero di averti dato delle soluzioni easy anche per Natale e ci vediamo domani con le idee in regalo.